Campionato che decisamente volge alla fine. Treviglio, 3 partite in casa, una fuori difficilissima, Recanati. Io penso che Recanati sia la squadra più forte del girone. E quindi però, insomma, 3 partite in casa fanno pensare a grandi possibilità di difendere il secondo posto, addirittura insomma, di stare nei play-off. Il tuo parere? Il mio parere, per quanto ci riguarda, è che è inutile pensare al fatto che abbiamo 3 partite in casa. Dobbiamo pensare a Scafati di domenica, che è una partita molto molto complicata. Credo che la Viola ne sappia qualcosa. Sì, Scafati viene da 7 vittorie nelle ultime 8 partite, ha un roster assolutamente di primissimo livello, è un allenatore importante. È chiaro che noi, se perdessimo domenica, saremmo giocati il bonus che abbiamo con grande bravura preso a Ravenna, e quindi si rimetterebbe tutto in discussione. Viviamo la giornata, la settimana, speriamo di stare bene, di lavorare con profitto, e poi se dovessimo vincere domenica penseremo a Chieti, certo, un altro turno casalingo. Certo. E, ti ha sorpreso qualcosa di questo finale di campionato? Qualche risultato che ti aspettavi? Veramente ogni domenica ogni risultato è possibile. Chiaro che adesso qualche squadra veramente ha raggiunto il proprio obiettivo e si gioca veramente poco, soprattutto in trasferta. Non è carino far nomi, anche perché poi verrò smentito, però ci sono squadre che adesso veramente non giocano più per nulla, quindi chiaramente in casa ci terranno a far bella figura in trasferta. Non dico che vanno a perdere, ma avranno quella spinta in meno. Vanno e basta. Quindi adesso veramente forse qualcosina potrà accadere, ma non di strano, di fisiologico. Di però fisiologico. Finora nulla di sorprendente, perché veramente il livello di questo campionato è assolutamente di grande equilibrio. Senti, la battaglia per i playoff va da Treviso a Chieti? Fino a Chieti, io credo. Fino a Chieti. Sì, fino ai 28, assolutamente sì. Beh, Treviso è vero che è un brutto calendario. Com'è Treviso? No, Treviso è una squadra molto forte. Sì, no, dico, ma com'è in questo momento? Cioè, non sembra che possa chiuderlo prima del tempo sto campionato. Anche perché arrivare primo, secondo, terzo non è che cambia poi chissà che cosa. Io credo che Treviso abbia avuto la bravura di avere, a parte un piccolo passaggio a vuoto, un campionato sempre di vertice, di continuità, nonostante tanti infortuni. Però io la palma, lo dicevo anche appunto tra i miei amici della Viola, io dico che Treviglio merita quello che sta facendo per la qualità del gioco, un po' meno per la qualità dell'allenatore, però mettiamoci anche lui. Ti devi adeguare. Mi devo adeguare. Ma la palma della continuità, la vostra grande risorsa è stata la continuità. Non avete avuto buchi particolari, e vi auguro di non averli, Iddio non voglia che questa intervista apra. È vero che fino alla sconfitta interna con Roseto noi non avevamo mai perso 2 partite consecutive. Anche Ravenna non l'aveva fatto fino a domenica, quando ha perso con noi. Quindi anche Ravenna ha fatto un campionato di grande continuità. E noi è vero che dopo quel passaggio vuoto di 3 sconfitte... Sì, ma nel complesso di queste partite la continuità è sicura. Non è una striscia così enorme. Sì, no, certo. Quindi sicuramente abbiamo fatto strisce di 4-5 vittorie. Siamo stati molto bravi. Io non mi nascondo, ormai è inutile fare i falsi modesti. I ragazzi sono stati molto bravi, siamo stati bravi tutti. E adesso siamo lì a giocarcela dove non pensavamo di poter essere. C'è anche la Viola in questo finale. Assolutamente sì. No, però non mi devi dire assolutamente sì. Ma c'è, perché se ho detto fino a Chieti c'è anche la Viola. Sì, no, dico, ma secondo te la sconfitta di Latina quanto ha minato? Perché poi, insomma, il campionato della Viola è fatto di Matera, dove neanche a fare apposta. È andato a Latina la Viola e Latina voleva i 2 punti della certezza. Matera cerca i 2 punti della certezza, poi Chieti. Chieti lo vedremo prima qui a Treviglio, la settimana successiva riceverà la Viola e quindi vediamo esattamente cosa vuole fare. E l'ultima poi con Ravenna, chissà quanto vale quella partita anche per Ravenna. Io non vorrei andare a giocare a Matera, molto onestamente. Ecco. Preferirei giocare dai un segnale molto preciso. Ma certo, ma è chiaro, io preferirei giocare contro Treviso domani. Cioè, non vorrei andare a giocare a Matera e non sarei voluto andare a giocare a Latina nonostante le assenze, perché quelle sono partite difficile, no? Sì, poi puoi prendertela quanto vuoi con il tuo collega Benetto. Mi ha detto che, perché io ho detto molto amichevolmente fuori dal microfono, avete perso con mezzo Latina, e lui mi ha detto no, sbagli, perché non era mezzo Latina, perché il roster della Latina, sì, è chiaro che Austin, come si chiama lui adesso, non so se l'ho pronunciato bene, è un giocatore importante, ma che gli ha sostituito non è che ha fatto Melina o lo ha fatto particolarmente, ne ha fatto particolarmente sentire la mancanza. Ma guarda, io non voglio parlare troppo delle altre squadre, ma forse il problema di Latina era che erano i troppi, e quindi adesso sono quelli giusti, quindi quasi era 1,5 ore 1. Esatto. Ecco. Va bene, ultimissima domanda e chiudiamo anche questa parte. Cosa ti preoccupa di più di queste
quattro giornate, perché allora ti dico, l'occhio del tifoso, l'occhio del giornalista, tre partite in casa, siete gli unici a avere questo grande... Anche Recanati. Anche Recanati, ah caspita, questo me l'ha sfuggito ed è importante. Anche Recanati. Anche Recanati, brutto segnale. No, ma Recanati sarà dentro, sì, Recanati, sì. E Treviso saranno, ecco, dentro, tu che penso che rimaniamo... Tu che preoccupazione hai per queste quattro? Domenica con Scafati, perché la ritengo la squadra più forte del campionato a roster, a momento di forma... per tante cose, so che comunque hanno un grande stimolo a vincere le ultime partite, e non dico di più. Che campionato ti piacerebbe fare l'anno prossimo dal punto di vista della struttura? Nord, sud, taglio? Sicuramente io non ho molti dubbi su questo. Bisognerebbe cercare di giocare, mantenendo magari anche la possibilità che le squadre del nord giochino contro le squadre del sud, perché è una bellissima possibilità. È più bello il campionato. È una bellissima possibilità. È costoso. Però partirei da due gironi nord e sud e farei magari degli scontri solo di andata su un tipo, campo. Tipo quattro anni fa, però si fecero, secondo me, era stato un bel campionato, ma si fece l'errore di dividere la classifica in quattro division. Sì, io non la capivo mai la classifica. Invece che in due conference. Io invece dividerei in due conference la classifica con andata e ritorno tra le squadre della stessa conference e magari una solamente un'andata, oppure semplicemente alla fine della fase regolamentare le prime otto con le prime otto e si gioca una fase orologio, ora non so, però non vedo una divisione dei due gironi casuale, non vedo una divisione dei due gironi meritocratica sulla carta, che poi appunto la meritocrazia, ma va a far ridere, e non vedo altre soluzioni a questa, sempre che ci siano 32 squadre, cosa che purtroppo non credo che ci sarà. E questo, difatti, le ultime informazioni che ho io è che l'impostazione del campionato verrà fatta dopo che lo ritengo giusto, è molto giusto, perché chiaramente i giocatori, perché poi il tifoso, il giornalista vuole il rendimento, però non dobbiamo dimenticarci, il giocatore, l'allenatore, insomma, lavora e quindi vuole essere giustamente tutelato come chiunque nella propria professione. Grazie Adriano. A voi.